Lo sport ha sicuramente guidato la mia vita fin da quando ero bambino. Mi ha dato la possibilità di viaggiare, di conoscere il mondo, provare emozioni uniche quali sentire l'inno nazionale del mio paese dal gradino più alto del podio. La giocata più bella che ricordo della mia carriera è sicuramente la 15ª quando vinco il titolo italiano a Torino. È la mia più grande soddisfazione individuale. I giovani d'oggi hanno bisogno di riferimenti importanti, quindi non si guarda solo l'aspetto agonistico, ma si guarda proprio l'aspetto formativo. Penso che la cosa più bella per uno sportivo, ma anche per un essere umano, per una persona, è vedere qualcosa di proprio che viene ripetuto nel susseguirsi del tempo. E lasciare qualcosa agli altri è sicuramente una soddisfazione che va a completare la figura dell'atleta in quella di coach, di allenatore, ma in questo caso di maestro. Gare di Coppa del Mondo, Mondiali, Olimpiadi, la cosa che ci mancava di più era il caffè, quindi ci portavamo da casa tutto il necessario per riproporci le nostre abitudini italiane. Tutto quello che faccio lo faccio perché ho trovato in questo sport, in questo stile di vita, la mia vera strada, i miei veri obiettivi della mia vita.